Grazie. Sono un po' commosso, sono emozionato per tanti motivi. E, diciamo, prima di tutto mi piace molto questo mettersi la toga e togliersi la toga, perché penso che sia un po' il cuore della cultura, no? Bisogna prima riconoscere il valore di tutto quello che riceviamo, e la toga è un po' il senso della cultura accumulata. E non si va avanti se non si impara a fondo e non si riconosce. E poi bisogna togliersi la toga e mettersi a lavorare e non aver paura di cambiare e anche di camminare un pochino sulla vecchia toga. Quindi la cultura è l'insieme di queste due cose. Sono emozionato per questo riconoscimento, ovviamente generosissimo. Sono emozionato per essere Urbino, che è un posto magico per la cultura. Io ricorderò sempre il mio primo arrivo a Urbino, era fine 77, c'era un festival della poesia a Urbino. Noi ragazzi giovani, pieni di sogni, tantissimi, venimmo qui. Arrivai da Bologna da solo, arrivai a Urbino all'alba, meraviglioso, incantato in questo posto magico. C'era il fascino, c'era il Rinascimento, c'era la poesia. Avevo 20 anni, tutto era. Ritrovarmi qui ora è una grande emozione. Io vi parlo per un po' più di mezz'ora e una breve chiacchierata che non sarà di fisica, di quello di cui che è il mio mestiere, ma voglio parlare di esattamente del tema a cui il rettore ha fatto riferimento parlando del mio lavoro, che è quello del rapporto e della connessione fra la ricerca scientifica in senso stretto, che è il mio mestiere, e il mondo della cultura più in generale, il mondo delle scienze umanistiche, e in particolare il mondo della filosofia. Quindi voglio parlare specificatamente del rapporto fra scienza e filosofia, un po' perché questo è al centro di questo riconoscimento e un po' perché è il motivo per cui io sono qui. Io a Urbino, l'occasione per venire è una scuola di filosofia della fisica che sta svolgendosi a Urbino in questo momento, che è un po' come dire, una concretizzazione di questo rapporto stretto che c'è fra scienza e filosofia di cui voglio parlare. Qui a Urbino c'è un gruppo di filosofi che si occupano di scienze, si occupano di filosofia della scienza, che incarna, direi, in maniera splendida questo rapporto fra scienza e filosofia, che è fondamentale, a mio parere, e questa sarà un po' la tesi di tutto quello che voglio dire, sia per gli scienziati. Io mi occupo di gravità quantistica, meccanica quantistica, relatività generale, Einstein, l'universo, il cosmo. Senza la filosofia non si va avanti, ma non senza tutta la filosofia, senza in particolare questi filosofi, come il gruppo di filosofi della scienza di Urbino, che sanno parlare, sanno ascoltare la scienza, sanno parlare la scienza, sanno aiutare la scienza. E credo che sia vero anche il contrario. La buona scienza è quella che ascolta la filosofia, la buona filosofia è quella che ascolta la scienza. Voglio parlare di questo soprattutto perché abbiamo sentito recentemente un sacco di persone dire il contrario. Questa è la mia immagine della scienza. Queste sono due giovani colleghe che stanno cervellandosi. Questo è quello che i miei colleghi fanno di solito. Diciamo, cosa fa un fisico teorico il più delle volte? Sta davanti a una lavagna piena di segnacci e non capisce cosa sta succedendo. Dice, ma forse. Quindi questa è l'immagine della scienza, e la domanda è la fisica ha bisogno della filosofia o no? Ho queste slide in inglese perché intanto ho pensato che ci potrebbe essere qualcuno qui che non parla italiano e perché ho fatto una presentazione simile a Londra, alla London School of Economics, mi era stata chiesta esattamente di parlare di questo tema, per cui ho pensato di riusare le slide preparate allora. E il motivo per cui mi era stato chiesto è esattamente il fatto che qualcuno dice, anzi molti dicono oggi, molti dei miei colleghi
e delle persone più visibili pubblicamente. Questo è uno degli scienziati che in America, negli Stati Uniti, parla più al pubblico, qualunque americano sa chi sia. E lui, una delle cose che dice è che noi abbiamo imparato dell'universo che si espande, della fisica quantistica, eccetera, 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 e non c'è niente di questo che avrebbe potuto trovare uno sull'armchair. Armchair, una poltrona, è la quintessenza dell'immagine del filosofo. L'intera comunità dei filosofi è ormai resa obsoleta dalla scienza. Allora, lui non è un grande scienziato, ma questo è indubbiamente un grande scienziato. Steven Weinberg, uno dei premio Nobel, uno degli architetti del modello standard, una persona di cui ho una stima scientifica immensa, e nel suo libro, c'è un capitolo il cui titolo è Contro la filosofia. Intero capitolo per spiegare come la filosofia non serve a niente. Questo è ancora più famoso, Stephen Hawking, tutti lo conoscono, e uno dei suoi ultimi libri, questo qua, non so se è l'ultimo, scrive, non si legge, ve lo leggo, la filosofia è morta. Diciamo, tradizionalmente c'erano le domande che dei filosofi studiavano, abbiamo capito che quelle domande sono domande scientifiche, siamo noi fisici che rispondiamo, i filosofi non servono più niente, la filosofia è morta. Domanda, serve qualcosa alla filosofia, alla fisica? Quando l'anno scorso alla LSI mi chiesero di parlare di questo tema, io ci pensai su e cominciai a elencare modi per rispondere. Poi, completamente per caso, esattamente in quel periodo, perché stavo in un bed and breakfast a Toronto, c'era un'altra persona che mi parlò di questo, sono inciampato su un libro di un altro che aveva affrontato lo stesso problema e che aveva discusso il problema di cosa serve la filosofia alla scienza. E questo altro era un giovane quando ha scritto questo libro, ma molto più bravo di me, senza ombra di dubbio. E adesso vi dico chi è questo altro. Anzi, ve lo dico subito, Aristotele. Aristotele ha scritto un libro da giovane, quando era giovane lui, Aristotele, con un titolo che in italiano suona impronunciabile, il Protreptico, credo che si dica così in italiano, in cui parla esattamente di questo argomento. Cosa serve la filosofia alla scienza? E mi sono accorto che l'elenco delle cose che io mi ero cercato faticosamente, degli argomenti che avevo cercato di mettere insieme per cercare di spiegare, di capire, di dirmi cosa serve la filosofia, erano tutt'altro che originali, e da 2000 anni le aveva scritte Aristotele. E allora vi dico qualcosa di questo testo di Aristotele, perché è molto divertente, dell'ambito in cui nasce e di come ci parla, ci risponde esattamente a questa domanda. Innanzitutto l'ambito in cui nasce, siamo ovviamente ad Atene, Aristotele era giovane, studiava alla scuola di questo signore, che è Platone, e era uno degli studenti, immagino uno degli studenti più brillanti della scuola, era la scuola dove studiava la gioventù dorata di Atene, ricca e potente già in quel secolo. Ma non era l'unica scuola d'Atene, ce n'erano altre, e l'altra più famosa, altrettanto importante, era quella di Socrate. Le differenze fra le due scuole non erano soltanto di qualità, la mia università è migliore che la tua, sì, erano anche di metodo. E Isocrate aveva un modo di insegnare ai giovani che era diverso da quello di Platone, e conosciamo il dibattito, c'era un dibattito aperto su quale fosse il modo migliore di educare i giovani. Platone aveva un metodo a cui aveva dato un nome che ha avuto non poco successo, che è filosofia, e Isocrate riteneva che questo metodo fosse sbagliato. Qual era la differenza? La differenza era che Isocrate insegnava ai medici a fare il medico, curare, ai politici
quali leggi e come applicarle, eccetera, ai gli avvocati come dibattere in un processo, mentre Platone faceva un'altra cosa. Insegnava o poneva la questione ai giovani non come difendersi in un processo, ma cos'è la giustizia, non come fare politica, ma che cos'è il vivere civile, quali sono i principi che, alla base del vivere insieme, e così via. Cioè, di ogni disciplina, invece che la pratica, andava a vedere i fondamenti, le domande fondamentali da cui, sulla base delle quali, tutto il resto doveva emergere. Chiedersi quali sono le basi e cercare con argomenti, dimostrazioni e quant'altro, sulla base di queste domande molto fondamentali, di costruire l'educazione dei giovani. Isocrate scrive, questo è un testo di Isocrate che abbiamo, è citato da Giamblico molto dopo, molte di queste cose le sappiamo scrive, quelli che fanno filosofia, c'è una cosa, sono su due filosofi, quelli che determinano, che si fanno prove, argomenti e sono abituati alla ricerca, ma non fanno cose pratiche, come Vincenzo Fano lì, che è un filosofo, che non fa niente di utile, fa solo il filosofo, anche se sono qualche volta capaci di fare qualcosa, la fanno certamente peggio che gli altri. Mentre quelli che non hanno conoscenza della filosofia, degli argomenti, ma hanno studiato la fisica e fanno le cose concrete, hanno le opinioni corrette e sono superiori a tutti per ogni questione concreta. Quindi per la scienza la filosofia è completamente inutile. È esattamente quello che dicono Hawking, Weinberg e gli altri, i miei colleghi, che lo diceva Isocrate 2000 anni fa, quasi con le stesse parole. Come vi ho detto, nella scuola di Platone c'era un giovane brillante, lui lì, Aristotele, e il suo libro è perduto, e che scrive un libro? Scrive un libro per rispondere a Isocrate, sostanzialmente, e per difendere l'utilità della filosofia. Il suo libro è più o meno perduto, ma c'è un lungo lavoro di ricostruzione, anche in Italia ci sono degli storici, dei filosofi, degli storici della filosofia che da frammenti vari stanno rimettendo insieme questo testo, perché si trovano delle ricostruzioni plausibili di questo testo, probabilmente era un dialogo, oggi qualcuno ritiene che fosse un dialogo, questa è una delle ultime tentative di ricostruirlo, e mi sono letto questo dialogo. E gli argomenti che Aristotele presenta sono tre, e li voglio discutere, perché sono incredibilmente attuali. Il primo è che la pratica di qualunque cosa è supportata e cambiata dalla teoria. Se conosci la teoria, cambia il tuo modo in cui fai la pratica. Il secondo è che anche quelli che negano l'utilità della filosofia comunque fanno filosofia. Per cui non si può evitare di fare filosofia. E se non la fai, la stai facendo senza rendertene conto, e quindi lo fai male. Il terzo è che particolarmente diventa utile la filosofia, questo modo di porsi problemi di base invece che cercare di risolvere i problemi specifici, quando nelle situazioni in cui la perplessità è maggiore. Finché tutto va bene, continui a fare le cose come ti hanno insegnato, ma quando ci sono i problemi serve la filosofia. Allora, vediamoli uno per uno. Primo, la pratica è influenzata e sostenuta dalla filosofia. È vero o non è vero? Sono passati 2000 anni e parliamo di scienza, specificamente, non di avvocati o di cosa, ma parliamo di fisica o di scienza fondamentale. Questo è un elenco di grandi passi avanti della scienza, o di grandi persone che hanno fatto passi avanti della scienza, dall'astronomia antica, Galileo, Newton, Darwin, non è fisica, è biologia, è altrettanto fondante e fondamentale come scienza, Einstein, Heisenberg, questi sono i padri delle cose che io studio, Einstein la relatività e Heisenberg la meccanica quantistica,
la fisica teorica delle alte energie oggi e fuori dalla fisica ancora le scienze cognitive, eccetera, eccetera. Cosa c'entra la filosofia? Beh, andiamo a vedere cosa hanno fatto queste persone. L'influenza di filosofi su questi personaggi, chiunque conosca la storia della scienza vede che è stata enorme, è stata strepitosa. Potrei andare uno per uno a discutere, ma le filosofie più diverse, da Aristotele, Platone e Democrito, fino al positivismo, Wittgenstein, Schopenhauer, tutti questi personaggi che ho elencato sono personaggi che leggevano, conoscevano e si sono fatti influenzare pesantemente dai filosofi. Ne parlo solo di quelli più vicini a me. La meccanica quantistica, Heisenberg, il cuore della fisica moderna, Heisenberg costruisce la meccanica quantistica su un'idea del mondo dove, secondo lui, dice Heisenberg, la teoria fisica deve fare solamente riferimento a quantità osservabili. Probabilmente avete sentito quest'idea che sia ormai, eccetera, eccetera. Giusto o sbagliata, non importa. Le orbite degli elettroni, la loro posizione, non è osservabile e quindi non deve fare parte della teoria. È un'idea radicale che ha funzionato in maniera strepitosa e che non avrebbe potuto essere neppure pensata da Heisenberg se non fosse stato sotto l'influenza pesante del clima filosofico del suo tempo, che era il positivismo, okay? che si basa su quest'idea nella lettura del mondo. Einstein, diverso. Non sto dicendo che c'è una filosofia buona e una filosofia cattiva, non voglio fare questa distinzione. Sto dicendo che quello che hanno fatto gli scienziati, che hanno capito dei passi sul mondo, lo hanno fatto sotto la minaccia, l'influsso, la fascinazione di buoni e cattivi maestri che erano dei filosofi. Einstein fa la relatività speciale ancora sotto l'influenza del positivo. Del positivismo come Heisenberg, ma passa poi a studiare la natura dello spazio e del tempo quando fa la relatività generale e si fa influenzare in maniera fortissima da una tradizione puramente filosofica di critica a Newton che passa per Leibniz, Berkeley e gli arriva attraverso Mach. E Einstein dice che leggeva Schopenhauer e che il suo pensare, lo spazio e il tempo sono profondamente influenzati da Schopenhauer. Allora, Schopenhauer, se conoscete un po' di filosofia, chiedo scusa ai filosofi, è quanto uno può immaginare più lontano dalla fisica teorica. Invece no, al cuore della fisica contemporanea c'è Einstein, fortemente influenzato da Schopenhauer, e ci sono gli storici della scienza che recentemente hanno studiato a fondo questa influenza di Schopenhauer su Einstein, che è stata maggiore. Potrei continuare con un numero infinito di esempi. Perché? Perché intanto la filosofia porta alla scienza tutta una serie di strumenti concettuali, modi di pensare che non sono propri della scienza, che si basa sul fatto di porre le domande di fondamento, l'analisi concettuale, eccetera, eccetera. Non voglio entrare nei dettagli, ma soprattutto, e chi l'ha detto meglio è proprio Einstein, è l'atteggiamento filosofico di fare un passo indietro e guardare i fondamenti quello che dà agli scienziati migliori la capacità di uscire, come dice Einstein, dai pregiudizi, dalle assunzioni comuni della propria generazione e guardare le cose con occhi nuovi. Questo riportare le domande al fondamento è quello che permette alla scienza di fare dalla grande scienza di passare i passi avanti. Qualcuno ha detto gli scienziati non fanno niente se prima non hanno il permesso dei filosofi. Ed è vero, nel senso che tutti noi siamo pieni di pregiudizi, perché così pensiamo. La grande scienza va avanti quando cambia alcuni di questi pregiudizi e non lo fa senza un punto di vista in qualche senso filosofico e concretamente sotto l'influenza dei filosofi. Secondo argomento di Aristotele, quelli che dicono che la filosofia è inutile stanno facendo filosofia. Vediamolo in concreto. Weinberg, che ho citato, che dice che la filosofia è inutile, e Hawking, che
che ho citato, che dicono che filosofia è inutile. Weinberg ha preso il premio Nobel perché ha capito la forza debole, ha capito che quello lì è il gruppo giusto, insomma una cosa tecnica. Hawking ha predetto che i buchi neri hanno una temperatura, questa è la temperatura di Hawking. È chiaro che quando fanno queste cose fanno scienza, non fanno filosofia. Fanno scienza. Ma quando dicono la filosofia è inutile, la filosofia è morta, stanno riferendosi a una certa precisa idea di cosa sia la scienza che loro hanno imparato assorbendo idee che vengono dal positivismo logico, vengono da Popper, vengono da Kuhn e ritengono che siano, cioè quei signori lì, ritengono che queste idee siano un modo universale di pensare alla scienza, quando in realtà è un modo nato da un secolo che oltretutto buona parte della filosofia ha già abbandonato per pensare alla scienza in altre maniere, sono rimasti intrappolati in una visione della scienza limitata che viene dalla filosofia. Stanno facendo un cattivo ripasso di un bignami di filosofia letto male. Cosa voglio dire? Voglio dire che quando gli scienziati fanno scienza, seguono un progetto cognitivo che cambia col tempo. Il modo in cui Weinberg e Hawking fanno scienza è diverso dal modo in cui lo faceva Copernico, si pongono tipi di problemi diversi. Questa consapevolezza di quello che uno sta facendo non ce l'ha di solito semplicemente lo scienziato che fa i conti e cerca di trovare la giusta orbita di Mercurio, la giusta orbita come ha calcolato Einstein, o la giusta orbita di Marte come ha calcolato Keplero. E facendo ancora un passo indietro e guardando la scienza vista dalla prospettiva del filosofo, che si capisce cosa sta facendo la scienza, perché, come e cosa può fare diversamente. Questo è un lungo elenco di obiettivi della scienza, non voglio entrare nei dettagli, come sono cambiati attraverso i secoli. E questo è un modo di metterla. C'è un modo di vedere la scienza in cui c'è lo scienziato, ecco lì le due scienziate, che ha dei dati, misura delle cose, e con questi fa delle teorie, ha delle teorie e controlla i dati. Con le teorie gli permettono di prevedere delle cose, cioè questo avanti e indietro fra i dati e le teorie. Più il tempo passa, più i dati aumentano, cioè sono le misure, i laboratori, eccetera, e quindi l'insieme dei dati cambia e le teorie possono cambiare. In realtà non è così semplice, perché lo scienziato nella sua testa ha tutta una serie di assunzioni, di idee, di concetti, di linguaggio, di presupposizioni sul mondo, di concezioni sul mondo che gli permettono di fare questo lavoro, ma quelle cambiano pure. Le nozioni, io mi occupo di fisica fondamentale, le nozioni di spazio, tempo, realtà, causalità, osservazione, oggettività, tutto questo pure cambia. E districarsi fra i cambiamenti di quelle nozioni sono molto più bravi filosofi che non gli scienziati. In questa settimana di corsi e discussioni qui a Urbino, questo gruppo di filosofia della scienza con degli studenti che stanno, si vede esattamente questa cosa in atto. Stamattina c'era un collega svizzero che parlava di un tentativo, un'ipotesi scientifica, lo guardava da un punto di vista di un filosofo e diceva: vedete qui che funziona, vedete qui che non funziona, vedete come manca, in un modo che i filosofi sanno fare. E salto al... E questo riassume, questa è proprio una frase che c'è nel Proteptico, la filosofia offre una guida su come la ricerca deve essere fatta, e questo non è una volta per tutto, è una cosa in evoluzione. Arrivo all'ultimo argomento di Aristotele, che è che questo è particolarmente vero nei momenti di maggiore perplessità. Perché la scienza non va avanti sempre nella stessa maniera. Ci sono, questa è una delle cose che ci ha insegnato Kuhn, ci sono dei momenti in cui la scienza, periodi che Kuhn chiama normali, in cui ci sono dei fondamenti ben posti, dei problemi chiari, dei modi di risolverli, si va avanti, si capisce un po' meglio, un po' meglio, un po' meglio, e ci sono dei momenti, e questo è caratteristico della scienza, in cui
si fa un passo indietro e si rimette in discussione tutto, no? Le rivoluzioni scientifiche. E queste cessano sia le grandi rivoluzioni scientifiche sia le piccole rivoluzioni scientifiche nel corso delle ricerche quotidiane. Ed è in quei momenti che la filosofia diventa più importante. Nel mio campo, in fisica teorica, uno di quei momenti è adesso. La fisica di cui io mi occupo, la gravità quantistica, è, diciamo, l'affrontare il problema che da un lato prende la meccanica quantistica, dall'altro la gravità di Einstein, c'è un problema, non funzionano, bisogna metterli insieme, questo richiede un cambiamento di base. Quindi siamo in uno di questi periodi di rivoluzione cuniana e per questo il tipo di fisica che faccio io mi rende particolarmente sensibile al fatto che qui la filosofia serve. Se io devo ripensare cos'è lo spazio, devo ripensare cos'è il tempo, faccio bene andare a vedere cosa dicevano i filosofi anche su questo e parlare con i filosofi oggi che mi dicono guarda che se tu lo pensi così non funziona, eccetera. E c'è un dialogo avanti e indietro che funziona. In una immagine, la fisica di cui io mi occupo è passare dall'idea dello spazio come una cosa in cui siamo all'idea di Einstein di uno spazio che si incurva a aggiungere a questa idea dello spazio curvo la meccanica quantistica che ci dice che lo spazio è fatto a qualcosa di discreto. Quindi questo, lo spazio è un insieme di granelli, che però questi granelli non sono nello spazio, sono essi stessi lo spazio. Cercare di articolare questo, di metterlo in equazioni, di usarlo per prevedere cosa succede ai buchi neri e di avere una concezione coerente dello spazio è il mio mestiere ed è quello che, in cui i filosofi contribuiscono. Però queste sono una serie di domande tipiche: che cos'è lo spazio, che cos'è il tempo, che cos'è il presente, il mondo deterministico, eccetera eccetera, fino a cosa sono le leggi del mondo, eccetera eccetera. Ne pesco una: la semplicità e la bellezza sono suggerimenti verso la verità o no? Queste sono domande che sono state discusse all'interno della filosofia, direi da Platone fino alla filosofia contemporanea in vari pezzi. Queste sono domande che da un lato hanno una componente strettamente scientifica. Se io voglio sapere cos'è lo spazio e cos'è il tempo, faccio bene a leggere Einstein, faccio bene a leggere Newton. Se voglio sapere qualcosa su cosa significa la totalità dell'universo, faccio bene a imparare la cosmologia, quello che sappiamo della cosmologia di adesso. Dall'altro, sono state discusse dai filosofi, da Aristotele fino alla filosofia contemporanea, continuamente. Quindi è chiaro che la fisica ha bisogno della filosofia, ma, e chiudo con un ribaltamento, l'ultima cosa che vi voglio dire, e poi sono felice se ci sono dei commenti, delle domande, se posso rispondere. È vero, secondo me, che buoni fisici, quelli che hanno migliore possibilità di fare qualcosa di buono per la fisica, fanno bene ad ascoltare i filosofi. Io credo che i fisici che si chiudono e non vogliono ascoltare filosofia, magari perché hanno già preso il premio Nobel e si sono già fatti influenzare dai filosofi in qualche maniera, chiudono il dialogo e chiudono la possibilità di andare avanti. Ma è vero anche il contrario. Io penso che ci sia tanta filosofia che, soprattutto in tempi recenti, ha deciso di chiudere la finestra rispetto al sapere scientifico, per motivi storici, ideologici, filosofici o quant'altro, e a mio giudizio si sta accecando, sta rinunciando a usare quello che sappiamo del mondo per cercare di rispondere alle domande che si pone. E questo è dappertutto. Permettetemi di mostrare il signor Heidegger, che nel suo libro fondamentale insiste
ripetutamente nel distinguere la realtà dalla realtà vista dagli scienziati, in cui la realtà è quella vera, la realtà quella vista dagli scienziati è un aspetto che gli interessa meno, che ci interessa meno e che ci riguarda meno. Questo ha avuto un'influenza enorme, non viene solo da lui, ma viene da anche altre parti. Oggi, anche fra i filosofi contemporanei o pensatori contemporanei, idee di questo tipo sono diffuse. Questo è un libro che ha suscitato parecchio dibattito recentemente, da cui ho estratto questa citazione perché è simbolica. Non c'è alcuna obbligazione per chiunque che voglia formulare una visione del mondo, coerente, interessante, eccetera, di tenere in conto quello che ci dice la scienza del XX secolo. Vedete che forte che è. Portatela al tempo, al 1600. Non c'è alcuna obbligazione per chiunque che voglia offrirvi un'interessante visione del mondo di tenere conto del fatto che Copernico ha capito che la Terra non è il centro dell'universo. È ridicolo. È completamente ridicolo, secondo me. E secondo me è ridicolo. Ed è esattamente lo stesso errore che fanno Weinberg e Hawking e tanti altri quando dicono a noi la filosofia non ci serve, è lo stesso errore simmetrico dall'altra parte, da parte dei filosofi che non capiscono la scienza, perché quando parlano di scienza non la capiscono i filosofi che dicono così, perché non la studiano, non la vogliono vedere. E quindi hanno della scienza un'idea che non è quella vera. Esempio, la scienza è tecnica. Quello che faccio io è proprio con la tecnica, non c'ha niente. Magari ci fosse un'idea, una vicinanza tecnica a quello che faccio. Sto chiedendo come fa, cos'è lo spazio e cos'è il tempo, non c'entra la tecnica. E via, via, via. Ma ovviamente questi sono argomenti teorici discutibili. C'è un argomento molto più forte che quello storico, che è, se è vero, questa è l'immagine che vi ho mostrato prima, che i grandi scienziati si sono fatti influenzare pesantemente e quello che hanno fatto dipende da quanto hanno letto di scienza, è anche vero che tutti quelli che conosciamo come i grandi scienziati hanno influenzato e hanno avuto un'influenza enorme sulla filosofia. Prendo solo il primo all'inizio, Kant. Non è possibile pensare a Kant senza pensare che Kant aveva letto Newton, era rimasto profondamente scosso, influenzato dal newtonianismo, e metà, se non di più, dello sforzo di Kant è trasformare, prendere questa idea del mondo di Newton, ripulirla delle cose che non gli tornano e che sono, non so, il sensorium dei, eccetera, e trasformarla in qualche cosa di, secondo Kant, coerente e razionale. Kant senza Newton è inconcepibile. Spesso i filosofi che dicono «Ah, questi fisici non capiscono niente del mondo» mi fanno venire in mente questa vignetta che avevo visto tempo fa di queste due vecchie signore che dicono «Ma pensa a questi scienziati che pretendono di studiare la coscienza, oh, è l'inizio dell'universo, ah, come se potessero capirlo, ovviamente non capiscono niente di queste cose, noi lo capiamo». Ecco, concludo sui i punti su cui ho insistito. Primo, è un fatto, non un giudizio, è un fatto che la filosofia ha avuto e ha ancora un'influenza enorme sulla scienza, in particolare sulla fisica della scienza di cui mi occupo, molto di più di quanto si dice, di quanto si racconta e si insegnano le due discipline di solito. Le discipline si sono sviluppate nei secoli parallelamente, ma con una continua enorme influenza reciproca. Secondo, una grossa parte della fisica è la riorganizzazione concettuale continua del mondo, e in questo i metodi propri della filosofia sono utili. Non sto dicendo che sono due discipline che si mescolano, sono due discipline distinte, che funzionano in maniera distinta, con logiche distinte, con modi, strumenti distinti, ma che non possono che imparare l'una dall'altra. Terzo, ci sono dei problemi, dei momenti storici, delle situazioni in cui la filosofia è particolarmente rilevante, e il mondo della fisica teorica fondamentale di cui mi occupo oggi è
uno di quei momenti, cioè la confusione attuale che esiste sullo spazio, sul tempo, sulla realtà, ha bisogno di un forte aiuto da parte dei filosofi, e per questo diciamo, è prezioso questa cosa come la scuola di filosofia della fisica che è organizzata qui a Urbino in questo momento e il lavoro con il gruppo di filosofi di Urbino. Quarto, se una scienza ignorante di filosofia è superficiale, è ancora più vero, secondo me, che una filosofia, come molta della filosofia contemporanea, specialmente in alcuni paesi, e l'Italia fra questi, una filosofia che rifiuta di prestare attenzione al sapere scientifico, è, a mio giudizio, un po' sciocca e inutilmente pretenziosa. Grazie. Grazie, professor Velli. Grazie davvero al professor Carlo Rovelli per questo intervento brillante. Carlo, davvero personalmente immagino che adesso ci saranno domande, dobbiamo approfittare di questa presenza del professor Rovelli qui in Urbino, ma mentre ti ascoltavo quello che tu dicevi in un qualche modo avvalorava un pensiero che ricorre in me molte volte, dove tra le tante fragilità che riguardano l'uomo, la nostra natura umana, emerge quella che ognuno di noi si porta dietro degli schemi, e questi schemi quando poi vengono accentuati diventano motivi di contrasto, di conflitti, e in maniera davvero brillante, tra i tanti aspetti che ha toccato, ha fatto emergere questo problema di questi schemi che ci limitano e che ci condizionano poi nelle visioni, anche in maniera probabilmente non sempre consapevole. Quindi grazie davvero Carlo per questo. Io immagino che adesso ci saranno domande e ecco, lasciamo subito, vedo già delle mani. Allora, prego. Io ringrazio il professor Rovelli per la sua chiarissima e persuasiva lezione. Io vado all'ultimo punto. Conclusione, certamente filosofia e scienza non possono trincerarsi dentro sé, se stessi. E il problema è proprio questo però, voglio dire, la filosofia della scienza fatta dagli scienziati è appunto una filosofia della fisica. La filosofia della scienza fatta da un linguista, magari può essere la semantica, eccetera, è una tendenza, secondo me, inevitabile, secondo Wittgenstein, che cioè il linguaggio c'ha questo incredibile istinto a mettersi in crampi linguistici. Invece di trovare la soluzione della via nella foresta, si va a intrufolare proprio nel fitto della foresta. Perché chi usa un certo linguaggio non è che soltanto lo usa, ritiene che il suo mondo sia costituito da quel linguaggio. Certo, i paesi anglosassoni forse, proprio perché non hanno molta cultura antica, riescono a entrare meglio in questi gorghi. In Italia invece non è affatto così. Se io dico a un mio collega, guarda, se fai Aristotele, cerca di sentire il professore di matematica che ti insegni un po' di logica matematica, perché si può passare dall'una all'altra cosa. È come se dicessi una bestemmia, come se dicessi... Quindi anche un aristotelico che conosce tutto l'organo di Aristotele, di fronte, non so, alla logica intuizionistica, dice, che roba è questa?
Ecco, allora, tra l'altro, questa possibilità di comunicazione non è soltanto fine a se stessa. Non è, diciamo così, un fiore all'occhiello che uno scienziato, un filosofo si possono appendere nella giacca. È necessario, perché il politico che una volta ha detto che c'era un tunnel senza fare nomi, ecco, quel politico, poveretto, se avesse letto qualcosa non sarebbe incappato in tale castroneria. Però purtroppo il problema è che in una società democratica non soltanto il politico, ma anche chi conosce un po' la società ha bisogno di avere questa, perlomeno questo aggiornamento minimo, che può essere fatto soltanto dai filosofi, dagli scienziati insieme, però non trincerati nel loro ambito linguistico, diciamo. Prego. Raccogliamo un po' di reazioni, poi rispondo pian piano insieme. Perché... Sì, io anche volevo unirmi al ringraziamento di questa bella e stimolante lezione. E io sono invece sono scientifico, sono scienziato, a differenza del collega che è filosofo, lavoro come ricerca in neuroscienze. Volevo riprendere alcune cose e poi porre una questione al professore. E cioè, è chiaro che ci possono essere ottimi scienziati che non fanno alcun riferimento esplicito alla filosofia. Ottimi scienziati con ottime capacità tecniche e con ottime capacità di utilizzare la tecnica al momento e al punto giusto. Il problema è che anche queste persone, come è emerso in modo molto limpido dalla sua esposizione, anche queste persone fanno riferimento a principi filosofici. Il problema è che non ne sono consapevoli. E quindi s'arrabattano un po' col sentito dire filosofico, vivendo la loro dimensione di scienziato. E questo a volte crea qualche ingenuità, qualche, per dire il meno, insomma, ma a volte anche qualche aberrazione. È chiaro che però, fatta in questo modo, la scienza non può ambire, a mio parere, a porre quelle rivoluzioni scientifiche di cui Kuhn ci ha parlato, sia le macro che le micro rivoluzioni scientifiche, perché per questo è necessario avere consapevolezza delle basi teoriche, basi teoretiche proprio del proprio agire scientifico e del proprio conoscere scientifico. E vengo alla questione da porre. Cosa pensa che implicazioni può avere questo nella formazione degli attuali e dei futuri persone di scienza, quelle che ambiscono, spesso in Italia in modo frustrante, per i giovani, ma che ambiscono, che hanno questa curiosità di fare un lavoro scientifico, cosa nella loro formazione oggi manca perché siano scienziati consapevoli da questo punto di vista? Sì, prego. Dico qualcosa adesso, se no poi mi dimentico. Prego. mia memoria la arriva tardi. Allora, brevemente qualche commento. Primo, sono d'accordo completamente con tutto quello che lei diceva. Non c'è dubbio... che i linguaggi ci separano, non c'è dubbio che siamo dentro i nostri, caschiamo nella trappola della nostra lingua, che d'altra parte è anche il nostro strumento principale, quindi diciamo questa trappola è anche la nostra arma principale. Il riferimento a Wittgenstein lo trovo assolutamente formidabile, perché mentre da un lato Wittgenstein ci difende dalla filosofia,
nel senso migliore, no? Ci aiuta a capire come tanti problemi sono falsi problemi, vedi che è una cosa, una volta che uno lo digerisce. Dall'altro lato è una prova vivente di quanto sia utile la filosofia, esattamente per gli stessi motivi. Io penso che sia completamente vero che noi viviamo dentro i linguaggi e viviamo, come diceva il rettore, dentro gli schemi. Non c'è niente di male in questo, perché i linguaggi e gli schemi sono i nostri modi di pensare il mondo. Allo stesso tempo non siamo veramente sempre completamente intrappolati, perché cambiamo e cambiamo soprattutto quando dialoghiamo. È per quello che serve parlare con gli altri, perché non è vero che restiamo sempre noi stessi, non è vero che abbiamo una cultura e stiamo dentro questa cultura. La nostra cultura è una collezione, abbiamo una collezione di schemi, di linguaggi, e ogni volta che parliamo con una persona diversa, andiamo a vivere in un posto diverso, andiamo a vivere in America per un po', parliamo con i filosofi essendo scienziati, parliamo con gli scienziati essendo filosofi, veniamo in contatto con linguaggi diversi, con schemi diversi, da questo infinito continuo gioco di scambio reciproco non c'è solo una sovrapposizione, ma c'è del nuovo che emerge. Quindi io credo che tutta la cultura sia il nuovo che emerge continuamente, e noi viviamo in questa oscillazione fra l'essere intrappolati dentro i nostri schemi e impararne di nuovi e costruirne di nuovi, dove non c'è un bene e un male, c'è il giusto modo di usare gli uni gli altri. Su Aristotele poi mi invita a nozze, perché io ho scritto un lavoro su Aristotele in cui l'ho messo in equazioni, suscitando urla di ululati di disperazione da parte degli storici, dicendo: come ti permetti di fare una cosa simile? Mi permetto, io l'ho fatto con una rivista di filosofia, ho detto sì, abbiamo, ti pubblichiamo questo lavoro. Penso che sia bene, con tutto il rispetto a quegli storici che studiano Aristotele nei termini in cui Aristotele stesso penserebbe, ma io penso che si impara di più confrontando Aristotele, si impara qualcos'altro, si aggiunge, quindi non posso essere più d'accordo. Guarda quello che diceva lei, due cose. Lei ha detto, ci sono gli scienziati che ignorano completamente la filosofia, sono bravissimi e fanno. Io non sono per nulla in polemica con chi fa scienza in quella maniera, per carità. Cioè, la complessità umana e la cultura sono cose vaste e sterminate in cui ognuno faccia il suo ruolo, diciamo, chi sa risolvere le equazioni, risolve le equazioni, chi sa chiedersi, o ci prova a chiedersi cos'è lo spazio e il tempo, si chiede cos'è lo spazio e il tempo, chi inventa un'equazione nuova, inventa un'equazione nuova, chi parla con i filosofi, parla con i filosofi. Non è che tutti dobbiamo fare tutto, per carità, e chi è bravissimo a risolvere le equazioni di Maxwell, risolve le equazioni di Maxwell, e faccia quello. Sono in polemica con chi, come quei signori che ho citato, bravissimi a fare quello che hanno fatto, perché hanno fatto delle cose bellissime, poi dicono: ah, quelle altre cose sono inutili, non fatele. No, loro, Weinberg ha capito il giusto gruppo di lì che risolve le equazioni, bravissimo, ma non è vero che quello è l'unica cosa che serve. E quando lui dice parlare con i filosofi è inutile, i filosofi non ci insegnano più nulla di buono, perché l'unico modo di imparare è quello stretto, come ho fatto io, della scienza, lì si sbaglia. Quindi non è il non parlare con l'altra parte, è il non voler parlare dell'altra parte, con cui sono completamente d'accordo con questo. E sulla educazione, io quando mi sono spostato dagli Stati Uniti alla Francia, una delle prime cose che ho fatto in Marsiglia è proporre un nuovo corso, che siccome la Francia tutto viene deciso a Parigi, è dovuto passare per il ministero del statalismo francese, ma è stato accettato, che era un corso di storia della scienza pensato insieme per gli studenti di materie strettamente scientifiche, di fisica e ingegneria, perché avessero una prospettiva storica, culturale, italiana, a lungo termine, e quindi potessero vedere quello che fanno, invece di studiare le equazioni di Maxwell, studiare come dall'antichità ci siamo arrivati, e allo stesso tempo per gli studenti di lettere o filosofia, perché avessero un modo di venire vicino all'ingranaggio del pensare scientifico. Secondo me la migliore educazione possibile è quella che è più vasta possibile, più tempo possibile.
Io sono profondamente convinto di questo. Non è vero che non dobbiamo avere laureati perché abbiamo bisogno di idraulici. Mi sembra una sciocchezza clamorosa. Più la cultura è diffusa e più si spinge in avanti, e lo si può fare facilmente, il momento in cui si impara poi lo specifico di quello che uno fa nel mestiere della sua vita, più abbiamo tutti da guadagnare, la cultura da guadagnare, a mio giudizio. E i paesi dove questo si fa meglio sono anche, secondo me, i paesi in cui poi funziona meglio. Questo servono più università, non meno università, per esempio. Grazie. Allora, c'era un intervento. Una mera pignoleria grafica. C'erano le frecce che andavano in una direzione, dalla filosofia alla scienza. C'erano le frecce che andavano dalla scienza alla filosofia, certo. Mancavano quelle autoreferenziali, dei capi che andavano, per esempio, da Poincaré in quanto filosofo a Poincaré in quanto o Aristotele. Eh sì, e questa è la prova provata di come le due discipline si intersechino. Ci sono dei personaggi che non sai da che parte mettere. Aristotele e Poincaré sono i due forse più evidenti di queste cose qui. Per chiunque studi filosofia è ovvio che Aristotele è un filosofo, è quasi il filosofo con la F maiuscola. Ma per uno scienziato aprire i libri di Aristotele, aprire i testi di biologia di Aristotele o la fisica di Aristotele, è uno scienziato, cioè è un mio collega, non è un filosofo, sta facendo esattamente quello che faceva. Quindi lui li fa tutte e due, e li fa tutte e due in cui il dialogo fra filosofia e scienza è un dialogo fra sé e sé, è lì, no? Cioè, Aristotele, nello stesso momento in cui si dice le cose cascano verso giù sé, verso su sé, poi si chiede che cos'è lo spazio, che cos'è il tempo, e queste domande gli servono per rispondere, sta facendo le due cose insieme. Allora era più facile, forse sapeva meno, o forse di Aristotele c'era uno solo. Vale anche per Poincaré è stato uno straordinario tecnico che ha letto dentro le equazioni il caos, eccetera eccetera, e allo stesso tempo è stato una persona capace di riflettere sul significato del sapere scientifico in una maniera che è stata fondamentale per Einstein poi per fare quello che ha fatto. L'articolo della Metafisica de Morale, l'articolo 1898, Revue de Métaphysique et de Morale, quindi non tecnico, La mesure du temps, che porta alla relatività ristretta, che è una delle teorie elencate sul... Bene, allora un altro intervento. Grazie Carlo per l'intervento. Giusto, vorrei fare l'avvocato del diavolo di queste due castronerie che hai citato, cioè la scienza non pensa, perché il tizio Heidegger è andato anche oltre dicendo che la scienza non pensa, e gli altri che dicono che la filosofia è morta. Se vuoi, loro utilizzano degli argomenti storici come il tuo, che hai detto ma non abbiamo un argomento teorico, no, andiamo agli argomenti storici, visto che nel passato ci sono state influenze. A mio avviso dovresti sviluppare, o si dovrebbe sviluppare, un argomento metateorico e non andare a argomento storico, perché se vai sugli argomenti storici ti potranno dire vabbè, gli scienziati sono serviti della filosofia per un certo punto, come i filosofi sono serviti del mito, ma adesso siamo in un'altra fase. Oppure Heidegger ti potrebbe dire, all'inizio, nella buona vecchia scienza aristotelica, i due cose storicamente erano, le due branche storicamente erano unite, adesso la scienza è diventata mero calcolo, non potrebbe pensare. Cioè non penso che l'argomento ad hominem, cioè storico, sarebbe... Forse potresti ritradurre la cosa che hai detto all'ultimo in termini kantiani, come argomento metateorico, cioè le intuizioni scientifiche senza concetti filosofici, cioè l'interrogazione, sono cieche, e i concetti filosofici senza argomenti scientifici sono vuote. Forse sarebbe meglio. Sì, sì, sono d'accordo. Cioè, l'argomento storico da solo non è sufficiente. Però io credo che... è retoricamente convincente, perché l'idea che la scienza non serva, non usi la filosofia, spesso si accompagna a una lettura dell'evoluzione della scienza in cui si ignorano gli influssi. Cioè, penso che quando Weinberg, nel suo libro, che è un libro di storia della scienza, parla dello sviluppo della scienza, ogni volta che cita influenze della filosofia le cita come se fossero negative. Quindi aggiungere al suo racconto, in cui non sta dicendo è servita in passato e adesso non serve più, allora come dici tu, vabbè, da questo punto di vista la storia non dice niente.
Ma Weinberg ci dice anche in passato la filosofia è stata poco utile alla scienza e cerca di ricostruire una storia della scienza indipendente dalle influenze filosofiche, e penso non ci riesca, perché poi invece a quello si può opporre un'evidenza delle influenze della filosofia. C'è un intervento del... Prego. Altre domande? C'era un intervento, credo l'ultimo, del professor Mosci. Wonderful questo itinerario della conoscenza e della comprensione. Il primo dato storico è questo: quando nel 2015 lei ha avuto il premio Frontino Montefeltro, un altro personaggio, Urbinate però, ebbe il premio Frontino Montefeltro, Umberto Piersanti, chi organizzava quel convegno del 76-77 quando lei era Urbino. Piersanti è un poeta che è rivolto al paesaggio delle Cesane, geografico, paesaggio umano, paesaggio personale, questo mondo della letteratura nel quale mi trovo anche io, avendo studiato e lavorato con Carlo Bo, e quindi sul problema della poesia e della narrativa. Per la poesia c'è questo mondo che ha descritto poi nei suoi testi, parlando della fisica, eccetera, soprattutto. E poi c'è la narrativa, noi siamo incapsulati da Volponi, quindi dal romanzo, è il romanzo, è il progetto, è un itinerario infinito. Forse lei sembra negare un po' al tempo, allo spazio meglio, questa definizione, questo voler dialogare con qualcosa che il 90% che è nascosto nell'universo. Questo è, ecco, forse non crede al Big Bang lei? Oppure, ecco, che cosa la sollecita di più fra la poesia e il romanzo, fra questa tensione singola, però che vede le realtà che si muovono, e il romanzo che vuole tracciare degli itinerari, Dostoevsky, Tolstoi, insomma. Grazie. Non sapevo che Piersanti fosse stato l'organizzatore del convegno sulla poesia di Urbino, sì, mi sono commovente. Il mio ultimo libro è dedicato al tempo, si intitola L'ordine del tempo, ed è tutto un lungo tentativo di arrabattarmi, forse dovrei dire arrovellarmi, sul problema del tempo. E parlo di Proust moltissimo, parlo del romanzo, e penso che abbiamo molte domande aperte, abbiamo degli spiragli, non credo che abbiamo risposte definitive di nessun tipo. Bene, io ringrazio ancora il professor Carlo Rovelli. E visto questo legame affettivo che lui ha con Urbino, ecco, cercheremo di mantenerlo vivo, ecco, con altre iniziative. Grazie ancora Carlo. Grazie a tutti.